Ora non resta che sperimentare in concreto fino a che punto si può manovrare una persona. Sarebbe meglio che mi vedessero tutti. Così potrei parlare con loro. L'attuale proprietario del quaderno è questo Snyder. Potrei iniziare facendolo toccare a lui. Non c'è altra soluzione. Oppla! Ma che succede? Il quaderno si è mosso da solo. Dopotutto può uccidere la gente. Che c'è di strano se ha vita propria? Capo! Che cavolo è questo scimunito con quell'orrendo costume da mostro? È uno nuovo? A dire il vero non sono uno scimunito, ma uno shinigami. Uno shinigami? Se vuoi che mi veda anche qualcun altro, quello che devi fare è fargli toccare il quaderno. Dice che bisogna toccare il quaderno per vederlo. Forza, controllate con i vostri occhi. Giuro che non sono pazzo. Va bene. Venite. Tocchiamo tutti il quaderno. E questo cos'è? Quando l'ho toccato prima non l'ho visto. Uccidiamolo! È inutile, gli esseri umani non possono uccidermi. Si direbbe proprio che questo Shinigami sia reale, e anche quel che dice sembra la verità.